insieme nello stadio, tifosi impazziti a festeggiare lo scudetto, il secondo nella storia della Lazio, l'Olimpico trasformato in una piazza completamente biancoceleste. Calcio e dintorni, il campionato della capitale. Eccoci qua con loro tre. Roberto Renga, buongiorno. Buongiorno, buongiorno di a nuovo. Tutti. Patrick von Brugg. Buongiorno a tutti. Buongiorno. Carlo Zampa. Buongiorno, buongiorno a tutti. Buongiorno. Allora io ne approfitto della presenza di Carlo perché siccome Lucia, tu a me mi vuoi mandare in galera, tu vuoi che a me mi vengano a pesare. Stamattina ho visto una gazzella dei carabinieri, eccola qua, mi pesa una 5 per Lucia, invece fortunatamente no. E comunque il termine leggere è esattamente come ti ho detto io. Poi se tu vuoi che io dica anche quello che vuoi tu che io dica, poi mi devi portare Bibbia, una cosetta da leggere pure, ci capito? Ci siamo capiti. Invece poi... No, la legge gliela porto io. La legge me la porta il maestro. A Carlo. Anche a Carlo. Le sigarette, sì, mi dica. Esatto, perché ci abbiamo una valanga di sms su quello che è stato detto stamattina, ma uno, perché vuole una risposta, dice: caro Marcello, puoi informarti di quanto prende un commesso di Camera e Senato? Ci chiede Alex 60. Carlo, tu ce l'hai una informazione nel merito, più o meno? Ma sì, grosso modo sì. Grosso modo sì. È nell'ordine di quanto, più o meno, uno stipendio di un... È paragonabile a quello che è lo stipendio di un pubblico impiego normale, in sostanza? Oddio, questo io non lo so, perché non è che so quello che quanto guadagna il pubblico impiego normale, insomma, sicuramente qualcosa in più rispetto al pubblico impiego normale, su questo non c'è. Però non sono loro, certamente. Ma alla fine, come sempre, che vai a fare? Te la vai a prendere con quelli che stanno, diciamo, al grado inferiore. Insomma, appunto, no, hai capito. Quindi è chiaro che poi, per quello che riguarda Camera e Senato, devi dare comunque, devi sempre mettere anche in conto una totale e disponibilità anche a livello di orario, anche sì. Perché devi anche, se posso dire, però per quello che riguarda il Senato, la chiusura è sempre normalmente alle 11 di sera. Normalmente, salvo poi quando poi e chiaramente poi non è che ci sono straordinarie, perché tutto quanto bene o male già diciamo nell'ambito comunque dello stipendio che si prende, quindi comunque la disponibilità ci deve essere a livello di orario. Sì, però non è lì il problema del risparmio. Intanto dobbiamo dare... Non possiamo farti a prendercela con i più piccoli. Andiamo a vedere le invece per quante volte sono i giorni veri lavorativi, poi scopriamo due giorni alla settimana. Io volevo dare una risposta. Ma la risposta non di commissione degli impiegati. No, appunto. Siccome ci sono tantissimi sms, perché è un dibattito che ha appassionato, va bene, detto questo, ecco una notizia di servizio, diamola subito. Allora, bus in panne, un'ultima ora, la leggiamo dal messaggero.it, bus in panne, Pontina nel caos, 13 km di coda verso Roma. Caos questa mattina sulla via Pontina, in direzione Roma a causa di un pullman di linea in panne, bloccato nei pressi di Pomezia. Complicate operazioni per la rimozione del mezzo, queste causano oltre 13 km di coda. L'incidente è avvenuto dopo le 10, quindi parliamo della notizia di pochi minuti. Quindi se state da fa. Quelle parti tenetene conto, in sostanza nel mentre vi aggiorno su come stanno andando le borse in Europa. Marcello, lo sa che la Pontina forse è l'unica strada al mondo, io penso o spero, addirittura che non ha nemmeno la corsia di sicurezza. No, non ce l'ha. Io penso che non verrò a Roma oggi. Infatti, vi aggiorno sull'andamento delle borse in Europa, niente di buono, ma proprio niente di buono. Siamo al 2%. Per quanto riguarda il MIB, e ovviamente quello che sta segnale molto serio questa attenzione, quelle che stanno affossando i listini sono le banche. Bene. Unicredit nell'ordine del 4% per quanto le banche riguarda le perdite. Peraltro le stanno aggredendo dopo che avevano passato il vaglio della Commissione Europea a pieni voti. Ecco, quindi la Cina capite come stanno andando le cose. Sky TG24 che la Cina sta comprando il debito europeo. Questo è per quanto riguarda il mondo. Se volete parto con la rassegna stampa rapidissima. Così iniziamo con il calcio. La Gazzetta dello Sport, alla faccia degli scarti, c'è il calciomercato. Ci sono 152 giocatori senza un posto in Serie A e c'è tutto l'elenco nelle pagine interne. Ma la fotonotizia al centro della pagina è la caduta degli dèi in Coppa America fuori le grandi. Dopo l'Argentina crolla ai rigori anche il Brasile e c'è il commento di Alessandro De Calò, né samba né
tango. Li hanno ammollati anche gli sponsor. Gli sponsor sono usciti tutti dalle nazionali argentine e brasiliane. Non è passata una favorita nei quattro quarti di finale. Comunque, la Roma trova spazio in un boxino. De Rossi e Borriello, la Roma riparte così. La Roma, che troviamo invece sul Corriere dello Sport, assieme alla Lazio. Primi gol estivi e progetti emozionanti per quanto riguarda i biancocelesti. Ha parlato Sissé, il francese promette una stagione esaltante, siamo tra le grandi e il titolo è Lazio da scudetto. Luis Enrique invece dice De Rossi mi incanta, è speciale e in campo aiuta tutti, stimo molto Daniele, mi auguro che sposi il nostro programma. Show con il Brunico finisce 10-0, Borriello esterno, questo ricorda vecchie parole del maestro Roberto Renga, Taddei terzino. Per quanto riguarda Tutto Sport, il titolo è Con che coraggio, la vicenda è sempre quella che riguarda lo scudetto del 2006, oggi il Consiglio federale si esprimerà sulla revoca dello scudetto assegnato all'Inter nel 2006, questi consiglieri potrebbero decidere di non decidere, l'ennesima ingiustizia, e c'è tutto il tavolo con le foto dei consiglieri, e queste sono le amici, io non so se l'avete ancora già fatto, ma c'è a firma di Emanuela Udisio, a pagina 42 della Repubblica, una intervista meravigliosa a quel grande uomo che è Franco Baldini. L'avete letta? L'avete già letta? Letta e riletta. Letta sì, l'intervista è molto bella e Baldini poi gli piace fare queste cose, lo sapete, no? È un piacione quando si mette dentro la letteratura, eccetera. Sì. Ma devo dire che ha detto, fatti tutti i complimenti a Baldini per quello che ha detto, eccetera, eccetera. C'è una cosa che non condivido. Via. E che volevo subito, che non me la riesco a tenerla. E allora dice Emanuela, chiede a Franco Baldini, Totti ha 35 anni, è un totem? Totti ha davanti ancora 4-5 anni di carriera. Se saprà guardare solo al calcio e non farsi carico di altro, ma deve liberarsi della sua pigrizia e di chi usa il suo nome, anche a sua insaputa. Sì. Deve smettere di lasciare fare, più leggero sarà, più lontano andrà con il pallone. Chiuse virgolette, punto. Perché non condivide? Allora, non condivido perché Franco, molti, non solo Franco Baldini, insomma, se ne sono stati lontani negli ultimi 10 anni. Dieci anni difficili anche per la Roma, no? Ci sono stati un giorno in cui a Totti, che dovrebbe, secondo Franco, pensare soltanto al pallone, gli è stato detto, senti, lo stipendio ce lo tramuti in azioni. Oppure c'è tante altre volte gli è stato detto, senti, per favore, puoi parlare a nome di tutti. Sono 5 gli anni, Roberto, non sono 10, sì, è andato via nel 2005 lui. Negli ultimi 10 anni sono stati difficili per la Roma, dicevo. Mentre ma lui li conosce. Altri, sì, certo, però molti altri, dico, erano lontani, quindi non è che si sono impegnati, no, hanno messo la faccia. Ma non mi finisco solo a Franco, perché molti di questi che ci sono adesso nemmeno c'erano. Dico, Totti in questo periodo ci ha messo sempre la faccia, non gli è mai stato chiesto di fare solo il calciatore, gli è stato chiesto fai l'intervento contro gli arbitri, fai l'intervento contro la Juventus. Questo è sbagliato. Roberto, questo è sbagliato, la politica allora dovrebbe aspettare alla società, capisci? E quando il momento in cui comunque c'è una società e una proprietà che non esiste da questo punto di vista, tu non puoi far fare la politica ai giocatori, questo è sbagliato. Allora, posso però, Carlo, posso finire? Allora, dico, dopo che per 10 anni o per tutta la carriera gli è stato chiesto questo, adesso chiedergli a 35 anni fai solo il calciatore mi sembra difficile, mi sembra molto difficile. Perché allora è chiaro, non c'era Franco prima, però anche Franco c'era per un certo periodo, gli è stato chiesto tutta la carriera di fare altro e quindi anche lo stipendio di tramutarlo in azioni, lui è un azionista della Roma. Cioè, quindi è sempre, essere nazionista è anche uno degli ufficiali pagatori, è una cosa che non bisognava chiederle ai giocatori. E adesso improvvisamente dici, guarda, tutto quello che è successo hai sbagliato, dopo che gliel'hai chiesto e lui l'ha fatto, mi sembra esagerato. Questo mi sembra un errore. Perché non dare ragione a Baldini quando dice che dovrebbe liberare? Non gliel'ha chiesto Baldini, il problema è questo, non gliel'ha chiesto neanche Franco Sensi, gliel'ha chiesto Rosella Sensi, non gliel'ha chiesto Franco Sensi. Gliel'ha chiesto la Roma, gliel'ha chiesto la Roma. Sì, ma non gliel'ha chiesto Franco, quando c'era Franco Sensi e Franco Baldini, la politica... No, perdonami, tu hai parlato di 10 anni, io ti dico che 10 anni fa c'era ancora Franco Sensi. La politica era in mano a Franco Sensi, la politica della società, e la longa manos di Franco Sensi era Franco Baldini. Quando sono andati via e quando è successo, quando c'è stato il ribaltone all'interno chiaramente della società anche a livello di politica, Francesco Totti è stato usato come scudo, come schermo, come bandiera, come tutto, da Rosella Sensi.
Questo è il discorso. E quindi probabilmente Franco, quello che ha detto Franco, Carlo, ritorna a fare quello che facevi prima, cioè non ti preoccupare la politica, tutte queste cose qua, di doverti comunque esporre tu. Vedi quando lui a un certo punto ha parlato degli arbitri, quando nel pezzo dell'intervista ha detto, dice, io mi sono stato conquistato da Luis Enrique anche per quello che gli ho chiesto subito, che pensi degli arbitri? Lui ha detto, io penso a fare calcio, dice, ma non è che poi dopo te ne esci con Dio, ah no, aspetto la moviola. Ecco, cioè, tutti questi che sono discorsi, lui chiaramente vuole improntare adesso una nuova fase. Io penso che per lui sarà non difficile, difficilissimo. Lo massacreranno fuori, ma lo massacreranno anche qui a Roma. Agli americani anche qui a Roma. Ha ragione, e per Carlo. Lui sarà difficile. La penso ma anch'io quello così. Che lui chiede a Francesco è tranquillo, cioè c'è tanto di ragazzi, questo non vuol dire, io la penso in un'altra maniera. E quindi ognuno può così rappresentarla nella sua maniera, che è difficile dire a uno che comunque chiunque sia stato, è la Roma, gli ha detto dacci i soldi per le azioni, adesso mettici la faccia eccetera, quasi fa di un rimprovero per dirgli dove pensare solo a giocare. Mi permettete, scusate, di metterci la faccia è costato anche molto a Francesco Totti, perché sì. Francesco Totti si è nemicato una grandissima parte di tifoseria, certo, proprio per questo. Mi permettete di dire che io non la vivo come una accusa a Totti, mi permettete di dire non è un'accusa a Totti, io la interpreto esattamente invece come un qualcosa di consigliabile, esatto, di consigliabile per gli anni che Totti vivrà insieme a Baldini nella Roma, che Baldini interpreta nell'ordine dei 4 dei 5. Marcello. Allora, Emanuele Audisio è una collega, no, precisa, eccetera. Quindi gli ha fatto una domanda e la risposta è stata quella. Sì. Se Franco avesse voluto dire quello che dice lei, avrebbe detto altre cose, avrebbe detto in questo periodo a Totti è stato chiesto dalla Roma di fare cose che lui non doveva fare, di metterci i soldi, di metterci la faccia, eccetera. Adesso la situazione è cambiata, non glielo chiedo più. Questo io mi sarei alzato in piedi e avrei applaudito. Lei legga le parole, legga bene le parole, non ha detto questo. Vabbè, comunque non vedo neanche... Ma è una cosa di, è un dibattito, sì, mica stiamo dicendo che no, che per esempio, per quanto me ha sbagliato, ma questo è d'altro vabbè discorso. Per quanto dice Carlo, che io concordo perché gli faranno sputare sangue, lui dice relativamente agli americani: ho sperato a lungo che non mi prendessero, ho detto loro che era uno sbaglio, e qui mi concordo a Carlo. Ma si fidano tanto, puntini. Perché dice, ho detto loro che erano sbaglio? Perché Franco sa quali saranno i fuochi attraverso i quali dovrà ballare qua. Nell'eventualità che non si partisse subito ventre a terra, qui in loco, c'è già chi è pronto con le tarantelle che stanno dentro i cassetti. Basta soltanto aspettare 2-3 risultati che non vanno, e voi vedete che comincia la danza, che comincia subito la danza. Ma hanno già iniziato, Marcello. Apposta. Hanno già iniziato. Poi, se posso dire una cosa, chiudi sul tema come Totti, no, Baldini. Devi. Secondo me sono comunque due punti diversi quelli che dice Roberto. Totti, secondo me, la grandezza di Totti è stata quella di, per esempio, mettere a disposizione stipendio e soldi, diciamo, per dare una mano alla Roma, e quella è una cosa, secondo me, di gratitudine, e che chiaramente gli ha dato molte responsabilità. A me piaceva molto meno, per esempio, ma lì non è colpa di Totti, quando era lui a dover chiamare Mutu, quando era lui a dover chiamare Toni per venire a Roma, cioè, nel senso, quello secondo me, se si potesse evitare, magari lui potesse concentrare maggiormente le sue energie sul campo, sarebbe bene. È chiaro che Totti Baldini conta... quando dice di liberarsi di chi usa il suo nome si riferisce a questo, esatto, se posso finire anche a sua insaputa, se posso finire, finisce e poi sentiamo Roberto, perché, esatto, aveva, no, un'antitesi a questo. Perché secondo me Totti, diciamo, nell'ultimissima fase ha avuto veramente molte deconcentrazioni, cioè è stato molto deconcentrato anche da altro, nonostante non abbia mai fatto mancare il suo valore, e secondo me con una società un pochino più forte, secondo me Totti ne avrebbe tanto vantaggio. Ma questo, secondo me, non è una critica rispetto a ciò che ha fatto nel passato, e secondo me lo spone, visto che adesso deve anche centellinare l'energia, fare meglio. Invece Roberto, perché tu no, perché io sto rileggendo, no? Ma lui dice, ma deve liberarsi della sua pigrizia, secondo me.
pigro, questo è un luogo comune della pigrizia di Totti, se fosse pigro non sarebbe arrivato a 35 anni il miglior giocatore. Questo è un retaggio capelliano che... Io queste cose le dico in pubblico, gli dico in privato. È un retaggio capelliano e soprattutto del suo vice. Sono d'accordo, glielo dico subito. Del suo vice, come si chiamava il vice? Che non me lo Galbiati. Ricordo neanche. Galbiati, quello del Fedenone di Terronia. Io siccome l'ho vissuta, queste cose in prima persona, me le ricordo bene. E mi hanno fatto anche del male. Ma deve liberarsi della sua pigrizia di chi usa il suo nome. Questo non l'ho capita, anche a sua insaputa. Sì. Però dico... adesso volevo solo dire a Patrick, secondo me non si riferisce a quello Baldini, si riferisce ad altro che non riesco a capire perfettamente, ma glielo chiederò infatti. Mm-hmm. Dico, però quelle cose di intervenire con i giocatori lo fanno tutti, cioè in tutte le squadre, c'è Eto'o che chiama il suo giocatore, no, l'amico, Snyder che chiama l'altro, perché arrivano...